Siamo oggi con Samuele Papi e facciamo un'intervista in salsa marchigiana. Il nostro prossimo avversario sarà la Videx Grottazzolina, un incontro che punta a diventare un classico in questa stagione. Come si affronta un avversario che si è incontrato da poco in una gara così importante? Ma non è, chiaramente non sarà facile affrontare Grottazzolina, ma perché sappiamo il valore di questa squadra. È una squadra molto forte, una squadra che punta a salire, è una squadra che abbiamo battuto faticando tantissimo in Coppa Italia, quindi sarà una partita da giocare, secondo me, in modo aperto, nel senso di provare a far bene le cose che sappiamo fare e cercare di limitare i loro attaccanti, perché comunque sono tutti di livello, e quindi sarà una partita interessante, soprattutto per vedere a che punto siamo rispetto a loro dopo la partita di Coppa Italia. Ecco, quindi una gara che potrebbe essere importante sia in chiave regular season per ottenere il miglior piazzamento possibile, ma anche come stimolo per quello che sarà il post. Sì, sicuramente sarà una partita interessante per il campionato, perché mancano poche giornate. E poi perché in teoria dovrebbe arrivare prima Grottazzolina nei due gironi e dovrebbe essere la nostra avversaria in Supercoppa Italiana, quindi chiaramente una doppia sfida, nel senso che questa è una squadra che è di livello, una squadra che sa giocare bene, e sono quelle partite belle da giocare, quelle partite in cui i giocatori sentono proprio la voglia di dimostrare di essere forti e di giocarsela con chiunque. Noi stiamo bene, in un buon stato di salute, la squadra si sta allenando bene, quindi siamo fiduciosi per questa partita. Una partita che sarà bello vivere anche con i nostri tifosi, con la nostra neocostituita Curva Berto, per cui l'appuntamento è per sabato alle 20:30 al Pala Prata, big match con Videx Grottazzolina. Grazie Samuele, ti lasciamo andare a lavorare con i ragazzi. Grazie a voi, ciao a tutti.